La seduta è ripresa. È iscritta a parlare la deputata Castiello, che illustrerà anche la mozione numero 1229, di cui è cofirmataria. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario. Abbiamo presentato come gruppo PDL Forza Italia questa mozione firmata da tanti altri colleghi campani, per porre l'attenzione del Governo su una situazione molto grave, un tema molto molto grave che riguarda la Regione Campania, dove esiste un territorio denominato Terra dei Fuochi, un territorio molto vasto che abbraccia l'intera provincia di Caserta e di Napoli. In modo particolare ne sono interessati i comuni di Caivano, Acerra, Fragola, Casalnuovo, Giuliano e tanti altri, dove purtroppo negli ultimi 20 anni si è determinato un vero e proprio delitto ambientale. Un territorio divenuto ormai simbolo terribile di traffici illeciti di rifiuti industriali, pericolosi e tossici. Uno sversamento illegale che ha determinato un preoccupante fenomeno, quello dei roghi dei rifiuti. Roghi la cui combustione sprigiona una quantità enorme di fumi tossici che creano gravi conseguenze sia per la salute dei cittadini che per la salubrità ambientale. Un territorio già fortemente devastato da veleni e scorie industriali. A tal proposito, ci sono dati allarmanti come quelli che sono stati tratti dall'ultimo dossier redatto da Legambiente, che già 25 anni fa lanciava un grido di allarme su quello che sarebbe diventato poi il fenomeno della cosiddetta terra dei fuochi. Nel corso di questi anni sono stati migliaia i roghi di rifiuti di ogni tipo e di ogni genere. Da gennaio 2012 ad agosto 2013 i roghi di rifiuti di materiali plastici, di pneumatici fuori uso, di scarti di lavorazione industriale, nonché di altro materiale tossico, sono stati ben 6.000, 3.000 nella provincia di Napoli, circa 2.000 in quella di Caserta. I siti inquinati delle due province, secondo l'ARPAC, nel 2008 ne erano circa 2.001. Negli ultimi 5 anni sono sicuramente aumentati, visto che in entrambe le province sono stati effettuati, qui do numeri che fanno capire la portata del problema, 1.062 sequestri, 205 arresti per traffici e smaltimenti illegali di rifiuti, 33 inchieste per attività organizzata per traffico illecito di rifiuti. La condizione in cui versa la Terra dei Fuochi è nitidamente fotografata dalle inchieste della magistratura, dalle operazioni continue delle forze dell'ordine, dal lavoro svolto fin dal lontano 1998 dalle commissioni parlamentari di inchiesta su ciclo connesse all'attività dello smaltimento dei rifiuti e da una ricca antologia di inchieste giornalistiche. Tutto ciò è confermato pienamente dalle considerazioni finali della relazione redatta lo scorso anno dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Una lunga indagine che tra l'altro mi ha visto fortemente impegnata con delle missioni che abbiamo tenuto in quei territori, perché ero membro di quella commissione e dove attraverso una missione che tenemmo appunto nel comune di Caivano riuscimmo a scoprire in un bene sequestrato alla camorra una fornace che fumava 24 ore su 24, un piccolo inceneritore dove arrivavano i rifiuti tossici del nord, venivano smaltiti in quella fornace e li bruciavano per ore ed ore. Un'indagine, dunque, dicevo, che ha portato all'emersione di numerose ed inquietanti commissioni tra criminalità organizzata, imprenditoria e parte della politica. Il danno ambientale che si è consumato in quei territori è destinato purtroppo a produrre i suoi effetti in forma sempre più amplificata e progressiva nei prossimi anni, con un picco che, secondo quello che è stato riferito in commissione, si avrà soltanto fra 50 anni. Recentemente sono stati ritrovati rifiuti tossici interrati nella provincia di Caserta e nella provincia di Napoli, che evidenziano come ci sia stato un vero e proprio patto scellerato tra le organizzazioni malavitose, in modo particolare quella che fa capo ai casalesi,
per i quali, come sappiamo, il sistema dei rifiuti costituiva una delle fonti di ricchezza più grande. Infatti è stato proprio un pentito di Camorra, Carmine Schiavone, che nelle scorse settimane, nel corso di una serie di interviste rilasciate a delle emittenti televisive, ha rivelato la presenza non solo di fusti interrati nei comuni della provincia di Napoli e Caserta, ma lo stesso Schiavone ha parlato di un vero e proprio sistema illecito di rifiuti tossici proveniente dalle aziende del nord e interrate nelle campagne campane. Una storia che purtroppo risale al 1997, anni fa, quando il pentito Schiavone fu audito dalla commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. All'epoca apparve tanto deflagrante richiedere la segregazione di quelle dichiarazioni. Oggi, e di questo ringraziamo la decisione assunta all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, di desegretare quelle dichiarazioni, che ci restituiscono una verità, quella di Carmine Schiavone. Una verità, purtroppo, lo ripeto, da data 16 anni fa, e detta dalla viva voce del pentito dei casalesi, nella quale torna la descrizione di anni impuniti e criminali a danno dei cittadini campani. Certo, è un po' il segreto di Pulcinella, visto che era la cronaca di un problema serio che esisteva e esisteva purtroppo sotto gli occhi di tutti. Schiavone in quelle dichiarazioni elenca i luoghi dove finivano i rifiuti tossici dalla Germania e dall'Italia del centro-nord, portati con i camion nelle nostre discariche, raccontando poi che sopra quei veleni che venivano poi coperti di terra qualcuno ci allevava le bufale. Rifiuti che secondo Schiavone partivano da fuori la Campania, inviati da altre amministrazioni con destinazioni di scarica autorizzate, in realtà invece finivano per venire smaltiti nei terreni dei clan e di chi si prestava a tale scempio. Dichiarazioni queste che hanno suscitato una forte ansia, preoccupazione e forte sconcerto soprattutto nelle popolazioni che vivono in quei territori. Uno scempio, dicevamo, che è costante, che è attuale e che costantemente è perpetrato dai cartelli criminali operanti sul territorio che si avvantaggiano del business milionario, favorito dalla spregiudicatezza sia di imprenditori che di industriali. Infatti recentemente il fenomeno si è connotato per lo sversamento di tipologie varie di rifiuti, in particolare quella prodotta dal ciclo delle costruzioni, dalle aziende che operando nella illegalità e non potendo quindi smaltire secondo le normative vigenti i rifiuti e gli scarti della lavorazione, abbandonano cumuli di diffuse di tali materiali a margine di moltissime strade di campagna, creando di fatto delle discariche a cielo aperto, con il conseguente inquinamento delle falde acquifere, dell'aria, del suolo e della contaminazione alimentare. Di conseguenza, sia dai roghi tossici che da queste discariche abusive, si rischia un inquinamento che interessa appunto la catena alimentare. Questa è una delle preoccupazioni più forti che stanno vivendo i cittadini locali. Lo stato dell'arte e delle aree avvelenate soprattutto sta ormai generando un crescente e legittimo allarme sociale e sanitario, che sfocia nelle comprensibili proteste quotidiane da parte di comitati civici, movimenti, associazioni, da parte di rappresentanti del mondo della Chiesa, soprattutto per il fatto che la comunità scientifica ha messo più volte in relazione l'alta incidenza di patologie come tumori, leucemie, sui residenti di quei territori inquinati con la permanenza degli stessi in tali territori. In modo particolare nel comune dove risiedo, che è appunto Caivano, c'è stata un'alta incidenza di mortalità infantile dovuta a tumori e leucemie. Una psicosi quindi che si capisce e che purtroppo sta creando una preoccupazione ancora più forte che riguarda i cibi da ingerire. Una psicosi che crea un ingente danno anche da un punto di vista economico all'agricoltura regionale, che pur esprimendo prodotti di eccellenza rinomati in tutto il mondo, oggi quei prodotti sono discriminati sui mercati nazionali ed esteri. Infatti recentemente sono stati ritrovati in alcuni terreni del comune di Caivano ed Acerra dei fusti tossici interrati anni fa.
Su quei terreni purtroppo venivano coltivati dei prodotti, dei cavoli che poi venivano immessi sul mercato. Questo ha creato una doppia preoccupazione, sia per quanto concerne la salute dei cittadini, ma soprattutto anche per quanto riguarda i molti contadini e agricoltori di quella zona. L'agricoltura lì è una delle attività più importanti e oggi c'è un mondo agricolo che è al collasso, che è in ginocchio, per la crisi che sta colpendo soprattutto i contadini di quelle zone. C'è la necessità dunque, e su questo devo ringraziare anche l'azione continua e costante che sta portando avanti la Regione Campania con il Presidente Stefano Caldoro, di porre in essere azioni concrete e tempestive per quanto riguarda la bonifica dei siti inquinati. Con questa mozione noi intendiamo chiedere al Governo delle risposte concrete per quei territori e per la popolazione che vive in quei territori. Innanzitutto vogliamo chiedere di predisporre un sistema straordinario di presidio e di controllo del territorio interessato per bloccare il fenomeno degli sversamenti illegali e dei roghi tossici, coinvolgendo innanzitutto, e questo è fondamentale, le forze armate. Bisogna rafforzare meglio la presenza delle forze dell'ordine. Purtroppo, pur continuamente e costantemente chiamate a sorvegliare quel territorio, da soli non bastano. Bisogna predisporre uno screening epidemiologico e le conseguenti misure di prevenzione e di assistenza sanitaria a favore della popolazione interessata. Bisogna definire un monitoraggio delle matrici ambientali, l'aria, l'acqua, il suolo, le zone inquinate, delimitando altresì le cosiddette aree food certificate e quelle invece che necessitano di misure di tutela ambientale. Ripristinare lo status quo che attribuiva la responsabilità nazionale ai siti da bonificare, ricadenti nell'area denominata litorale Domizio, Flegreo e Agroversano. C'è bisogno di un vero e proprio piano Marshall di bonifiche che in maniera scientifica indica l'ordine delle priorità e l'approccio tecnico, nonché le modalità operative. Chiediamo di istituire una struttura centrale di gestione degli appalti per le attività di bonifica e ripristino con un sistema impermeabile alle organizzazioni criminali sul modello dell'Expo 2015. Istituire un comitato scientifico di alta sorveglianza che coinvolga autorità accademiche di indiscusso prestigio internazionale con il compito di coordinare gli interventi nazionali e le iniziative regionali in materia di fenomeni inquinanti. Utilizzare le risorse derivate dai beni confiscati alla criminalità organizzata a seguito di processi per traffico e smaltimento illegali di rifiuti per la bonifica dei siti inquinati in conseguenza dei medesimi traffici e smaltimenti illegali. A proposito, ricordo che come gruppo PDL Forza Italia Campano abbiamo presentato una legge speciale proprio per utilizzare questi proventi derivanti dai beni confiscati alla Camorra per poterli utilizzare in Regione Campania e quindi per i siti da bonificare. Bisogna chiamare in campo fortemente quelle che sono le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FERS, e del Fondo di Coesione Europea e Nazionale per la bonifica dei siti inquinanti campani. Per andare incontro anche a quello che è un mondo agricolo, lo ripeto, che è in ginocchio, c'è bisogno di un sistema di tracciabilità assoluta che coinvolga l'intera filiera agroalimentare campana e che sia funzionale anche alla promozione dei prodotti, stabilendo quelle che sono le aree no food, quindi perimetrare le aree inquinate per dare vita a delle analisi concrete sui territori, allargarle su quei terreni e stabilire quali sono i siti o meglio le aree inquinate e quali quelle invece che possono essere ancora utilizzate. La necessità di presenza sul territorio pone anche la necessità di una revisione normativa di quello che è il reato di disastro ambientale del codice penale. Perché vedete, non è possibile che in mancanza di norme forti, concrete e serie, così come ha dichiarato anche stamattina il procuratore nazionale antimafia, il dottor Roberti, che negli anni 90 chi più poteva viaggiare, quindi poteva trasportare illegalmente i rifiuti,
sversarli ovunque, beh, alla fine poi non veniva punito se non con una semplice contravvenzione. Per cui è fondamentale la reintroduzione del reato di disastro ambientale, visto che continuano e costantemente sono i roghi sul nostro territorio e che purtroppo se non c'è la possibilità di punire quel reato rimane e resta tutto impunito. E favorire la partecipazione poi dei cittadini attraverso gli enti locali a quelle che debbono essere anche le scelte da attivare su quei territori. C'è da questo punto di vista anche la necessità fondamentale di dare vita, lo ripeto, ad un monitoraggio epidemiologico sulla popolazione. Condivido chi proponeva il registro della mortalità, perché purtroppo ci sono casi continui e costanti che ci fanno fortemente, da questo punto di vista, preoccupare. Nel concludere voglio porre l'attenzione su un tema importante che ho sentito anche attraverso gli interventi degli altri colleghi. La necessità che tutti quanti insieme, rispetto alle mozioni presentate quest'oggi, possiamo addivenire ad una decisione comune. Io voglio dire che questo è anche il luogo dove va affrontato chi in qualche modo aveva e ha le responsabilità, perché qui si parla di un problema che affonda le radici nel passato, 20 anni fa. Io sono stata protagonista di questo problema, nel senso che l'ho vissuto molto da vicino, visto che ero consigliere regionale nel 2000 e ricordo già all'epoca, con il mio gruppo di appartenenza, davamo vita ad una serie di manifestazioni, interrogazioni e denunciavamo quello che sarebbe stato poi quello che di fatto è accaduto, l'inquinamento delle falde acquifere. Il problema della diossina che si sprigionava nell'aria, soprattutto nel comune di Acerra, ricordo i cosiddetti agnelli della lingua blu e quant'altro. Tutta una serie di questioni sulle quali abbiamo posto l'attenzione e abbiamo denunciato per anni questo scempio, questa devastazione nel territorio della regione Campania. Purtroppo abbiamo sempre dovuto registrare l'assenza, la latitanza di chi aveva la responsabilità all'epoca, perché chi è responsabile poi deve pagare, non sempre è così. Un governo regionale, quello centrale, a guida centrosinistra, a guida Bassolino dei Mita, che nel corso di quegli anni sono stati completamente assenti, o meglio sono stati conniventi con quel sistema, una collusione continua che ha prodotto uno scenario oggi apocalittico. Perché le responsabilità ci sono e vanno individuate, però purtroppo non sempre è così. Oggi ringraziamo il segretario di Pulcinella, nel senso che il pentito Schiavone parla e quindi ci dà delle indicazioni, ma chi vive quel territorio, e io che lo vivo in continuazione perché abito lì, si rende conto che è un problema, un fenomeno che c'era sotto gli occhi di tutti. Purtroppo bisogna registrare anche, e questo è un dato che ci fa fortemente preoccupare, l'assenza delle istituzioni locali. Ho letto qualche giorno fa di sindaci indagati. Sicuramente c'è qualche sindaco bravo, ma sicuramente c'è qualche sindaco che dinanzi a quotidianamente persone, non solo, che svestono rifiuti per lungo le strade, beh, non fa nulla, né pulisce le strade, né si attiva per rimuovere quei rifiuti. Si parlava poco fa dei campi nomadi. Sì, i campi nomadi molto spesso, soprattutto quelli autorizzati, costituiscono un problema. Nel comune di Caivano c'è un campo nomade dove tutti i giorni, alla stessa ora, vengono bruciate tonnellate di rifiuti, tra rifiuti urbani, rifiuti tossici, ingombranti e quant'altro. Ed è un problema serio perché si sprigiona nell'aria un fumo nero. Ieri sera, tornando a casa lungo la strada, perché è vero, basta uscire all'asse mediano di Afragola Caivano per rendersi conto di quello che è un fungo avvolto da un fumo nero, aria irrespirabile che entra nelle nostre case, che entra nei nostri polmoni e che purtroppo porta a quelle conseguenze poi negative e serie che riguardano la salute dei cittadini. Per cui un fenomeno che per anni è stato, ahimè, osservato da chi aveva il compito e il ruolo in quel momento istituzionale forte e serio di agire e non l'ha fatto. Oggi in quest'Aula, e non solo in quest'Aula, nelle commissioni si presentano mozioni, interpellanze, interrogazioni, anche la nostra mozione, certo,
servono a porre l'attenzione del governo, a richiamare l'attenzione del governo, visto che, e devo anche ringraziare, c'è stato chi sul territorio, e non vestiva la veste di un politico, attraverso anche la collaborazione dei cittadini è riuscito ad accendere i riflettori su un problema che, ripeto, abbiamo denunciato anni addietro. Basta andare negli archivi del Consiglio regionale e vedere quante interrogazioni, anche a mia firma, o quanti incontri pubblici tenuti con prefetti, questori, sono stati fatti in quel periodo, che purtroppo poi la politica che doveva agire è stato completamente assente. C'erano certo le indagini della magistratura, purtroppo sappiamo quanto tempo richiedono delle indagini e quanto tempo ci vuole per arrivare poi anche ai colpevoli. Purtroppo devo registrare che rispetto allo scempio, allo scenario apocalittico registratosi in Regione Campania, con un commissariato per i rifiuti, dove c'erano subcommissari che hanno determinato un grande delitto ambientale, tutto è rimasto, voglio dire, impunito. E su questo per la prima volta, ahimè, ma lo dico, devo dare ragione alla collega del Movimento 5 Stelle, perché è veramente scandaloso quello che è successo nella nostra regione. E quindi, dicevo, vanno bene le mozioni, le interrogazioni, va bene per poter portare all'attenzione del governo questo dramma che stiamo vivendo sulla nostra pelle da moltissimi anni. Però c'è bisogno di più. Oggi in quest'aula si porta, ed io voglio portare come cittadina di quel territorio, di Afragola, di Caivano, voglio portare il grido di allarme dei cittadini, delle popolazioni, che soffrono ed io che soffro insieme a loro. Cittadini che hanno il diritto di vivere, hanno il diritto di respirare aria salubre, hanno diritto, meglio, se mi consentite, abbiamo il diritto di mangiare cibi incontaminati e soprattutto di essere cittadini italiani e di non leggere, come accade stamattina, che c'è un famoso marchio di pomodori che fa la pubblicità con una cartina geografica dell'Italia e dove c'è scritto comprate pomodori da noi perché vengono dal nord, non sono dal sud. O come mi è capitato in un ristorante di Roma mangiare dei pomodori e alla mia domanda da dove provengono questi pomodori mi è stato risposto di certo non provengono dal sud. Allora questo è veramente vergognoso, perché al dramma legato al problema della salute dei cittadini, al dramma legato all'inquinamento, al disastro ambientale delle nostre zone, dove ci sono dappertutto, e vi invito a vedere, nonostante lo sforzo e il grande miracolo fatto dall'allora presidente Berlusconi, quando riuscì a pulire le strade di Napoli rimuovendo quintale e quintale di immondizia e riuscì a far partire il termovalorizzatore di Acerra. Oggi, nonostante ciò, è vero, gli impianti sono scarsi, sono pochi, bisogna fare di più, bisogna fare in modo di riorganizzare da questo punto di vista il sistema, ma soprattutto bisogna far partire la bonifica. È assurdo, c'era qui la collega poco fa che ha ragione, un comune come Giuliano si pensi che per bonificare quel comune ci vorranno circa 20 anni per le tonnellate di ecoballe che sono presenti in quei comuni. Attenzione, se non si interviene subito, anche nei comuni, il resto dei comuni della provincia di Napoli, tra cui appunto io ripeto Caivano, Afragola, Casalnuovo, Acerra, stanno venendo fuori, si stanno formando delle discariche a cielo aperto, perché questi comuni di rifiuti che vengono portati lungo le campagne, sulle strade, vengono ricoperti in continuazione di altri rifiuti che sono nocivi sicuramente per l'organismo e stanno creando delle vere e proprie ecoballe che per smaltirle, poi il problema è questo, quando si chiama un sindaco per poter far smaltire quei rifiuti, va in difficoltà perché deve fare la distinzione tra gli ingombranti e non ingombranti e restano lì, per cui noi avremo tante ecoballe che si stanzieranno su quei terreni e non daremo manco più l'opportunità e la possibilità di fare quella bonifica che invece appunto si richiede. Una bonifica immediata, ripeto, fondamentale per poter risanare un territorio che ancora
Da questo punto di vista il territorio, io lo voglio ancora considerare, sì, è malato, è una città martorata. Sentirmi dire che io vivo, che abitiamo, i campani abitano quelli che hanno la fortuna, io dico fortuna perché voglio parlare in termini positivi del mio territorio, di abitare nel cosiddetto triangolo della morte, c'è una parte del territorio, sono convinta che ancora sano. Noi dobbiamo fare di più, dobbiamo necessariamente porre in essere un'azione più forte e più concreta, e su questo io ritengo che ci sia la necessità vitale che si intervenga con l'emanazione di un decreto urgente, a quale so, sottosegretario, da conferma, sta lavorando il Ministero dell'Ambiente, sta lavorando il Ministro Orlando, che ringrazio, ma che sia un decreto che abbia un iter veloce, che si possa e che posso contenere innanzitutto quelli che sono gli elementi principali, che lo ripeto, sono tre innanzitutto fondamentali. Il presidio del territorio, guardate, è fondamentale. Quando noi facciamo riferimento ai militari è perché noi viviamo in quelle zone. Se c'è un presidio militare non c'è lo sversamento, non si appiccano incendi, non ci sono roghi. È banale, semplice, ma è così, perché non si può pretendere dalle forze dell'ordine locale, dai vigili del fuoco, che ho chiamato ieri sera tornando a casa, lo dicevo, perché c'erano due roghi enormi nei campi nomadi della zona. Vigili del fuoco che fanno tantissimo, non possono fare di più. Allora c'è bisogno di un presidio militare forte, su questo il governo deve intervenire, per poi partire sicuramente con la bonifica e con dando sicurezza e tranquillità a quei tanti cittadini che purtroppo sono e vivono in una situazione di ansia e di preoccupazione continua. Ci chiamano, vogliono risposte concrete, aspettano risposte concrete da chi fa politica, da chi è presente nelle istituzioni. Io non posso sentirmi impotente rispetto a ciò. Mi sono sentita impotente per troppi anni quando ero consigliere regionale, perché mi limitavo purtroppo alla denuncia continua e costante, ma niente si muoveva. Oggi, che grazie all'impegno di tutti, all'interesse di chi è in quest'Aula e che viene da quei territori, ma soprattutto perché finalmente il grido forte di allarme è arrivato anche in quest'Aula, il governo deve attivarsi con urgenza per quanto concerne l'emanazione del decreto e, lo ripeto, anche per dare una risposta a quel mondo agricolo, quella filiera agricola che rappresenta la ricchezza del nostro territorio e che oggi sono fermi, sono nello stallo, i prodotti campani arrivano, o meglio non arrivano più sui mercati nazionali, restano fermi causando un danno economico ingente a tutta l'agricoltura campana e quindi anche alle casse del nostro Stato. E allora mi avvio alla conclusione, io mi aspetto, ci aspettiamo che ci sia un impegno costante del governo su questi termini, di tutti i ministri interessati, che si emani al più presto questo decreto e che finalmente la provincia di Caserta e di Napoli possano incominciare a respirare aria nuova in tutti i termini. Perché, vedete, prima si poteva parlare di un disastro che poteva essere una bomba ad orologeria. Oggi la bomba, se non ci muoviamo, ci scoppia tra le mani. E le istituzioni non possono permettere tutto ciò. Per dare fiducia ai cittadini e per dare risposte concrete c'è bisogno di attivarsi in maniera urgente e forte. Solo così potremmo riuscire a salvare il salvabile, a fare in modo che la provincia di Napoli e Caserta possano essere ricordati in quest'Aula per l'eccellenza dei prodotti agricoli, della manufatturiera e quant'altro, ma non di certo per i veleni o per lo smaltimento dei rifiuti illeciti o per l'assenza delle istituzioni che non danno risposta. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Micillo. Prego, ne ha facoltà. Presidente, colleghi, la mozione odierna arriva al capolinea di un ciclo di atti parlamentari promossi dal nostro ingresso in Parlamento ad oggi, per far luce al tempo stesso richiamare l'attenzione su un dramma nemmeno tanto invisibile rappresentato dallo sversamento
illegale, permanente e continuativo di rifiuti di ogni tipo, ai quali viene dato fuoco. Questo avviene ogni giorno, ad ogni ora del giorno e della notte, in un particolare territorio che mani senza scrupoli hanno notoriamente portato in tutto il mondo col nome di terra dei fuochi. Con questa espressione si indica l'area che va dal ritolare Domizio Flegreo, l'agro Aversano Atellano, l'agro Acerrano Nolano e Vesuviano, fino alla città di Napoli.